Una delle più famose equazioni nella fisica di buchi neri è la equazione di Schwarzschild. Schwarzschild era un matematico tedesco che nella prima guerra mondiale, quando era sulla fronte in Russia, lui ha sviluppato questa sua famosa equazione: per quanto un oggetto stellare deve stringersi, che diventa il buco nero. Allora l'equazione è seguente: radius, vuol dire radius di questo oggetto stellare che è compresso, è uguale, sopravviene 2gm. E sotto viene la velocità di luce sul quadrato. Questa equazione è la base per la teoria che si chiama gravitational collapse, il collasso per ragione della gravità forte. Perché Schwarzschild ha scoperto che un oggetto con una massa così densa ha tendenza di svanire, di perdersi nel vuoto. Praticamente, praticamente il suo radius ha tendenza di diventare zero. Qui si pone un grande problema che deve essere risolto in un modo elegante. Dove svanisce il buco nero? Dove tutta questa materia va? E pensarci sopra, se è vero che nel centro del buco nero la gravità è zero. Perché il buco nero, infatti, non è un buco nero, non c'è nessun buco lì. Questo è un termine molto, molto inappropriato perché il buco nero dovrebbe essere chiamato stella, dark, nera, no? Perché il buco nero non è altro che una stella dove la massa è molto molto densa, la densità lì è molto alta. Non c'è nessun buco lì. Questa idea che lì è un buco nel spazio-tempo è una favola. Nella fisica classica noi sappiamo che la gravità, quando noi andiamo verso il centro di un oggetto stellare, la gravità diminuisce e nel centro gravità è zero. Questo si chiama il teorema del Newton, Shell Theorem in inglese, in italiano dovrebbe, non lo so come. Comunque, cosa vuol dire questo teorema di Newton? Se noi siamo sul Terra, c'è una forza di gravità alla superficie. Quando noi andiamo 100 km dentro, ok, la gravità diminuisce. Diminuisce per tutta quella materia che è fuori di quel cerchio, no? Che è sopra noi, no? Ma non solo sopra qui, ma anche sopra sotto. In articolo, nel preprint c'è un disegno che fa vedere bene come funziona Newton, questo teorema di Newton. In quanto NASA ha scoperto e ha misurato con la grande precisione nell'anno 2014, che
spazio universale è euclidico, non è curvato. Ora si pone l'idea che la curvatura dello spazio nella teoria di Einstein è solo un modello matematico per una sua proprietà più fondamentale. La mia proposta è la proposta di fisico italiano, dottor Davide Fiscaletti, è che più spazio è curvo, meno spazio è denso. Abbiamo pubblicato vari articoli con dottor Fiscaletti su questa tematica. Applicando questo modello sul buco nero vuol dire che nel buco nero anche quando noi andiamo dentro il buco nero, questa stella nera, diciamo, è meglio, no? La gravità si comporta nello stesso modo. Vuol dire che nella gravità, nel buco nero, nella stella nera, la gravità diminuisce quando noi andiamo verso il centro. Ed è zero nel suo centro. Ora si pone la domanda: qual è la relazione tra questo famoso radius di Schwarzschild e il valore minimo della densità dello spazio nel centro di questo buco nero di Schwarzschild? Ho cercato di trovare, ho trovato una equazione che questa relazione la spiega in dettagli. Vuol dire che quando noi abbiamo un oggetto stellare, no? In teoria lo vogliamo schiacciare, schiacciare, schiacciare così che diventa buco nero. A un certo punto succede che la densità di energia dello spazio in centro di questa stella molto densa diminuisce a un punto dove possiamo dire che la stella è diventata stella nera, buco nero. Cosa succede in quel centro? In quel centro succede che per la ragione della diminuzione della densità di energia, succede che cambiano proprietà elettromagnetiche dello spazio. Risultato di questo fatto è che l'atomi nel buco nero, nel centro del buco nero, non sono più stabili. Atomi si disfano nelle particelle elementari. E questo gas fresco poi esce dai buchi neri del centro di galassie che in inglese si chiama Active Galactic Nucleuses, sarebbe in italiano nuclei attivi nel centro di galassie. E questi nuclei, in questi nuclei attivi, la materia vecchia del buco nero si trasforma nella energia fresca, che poi va nel spazio interstellare, intergalattico, e lì questa è energia fresca per sviluppo di nuove stelle. Così l'universo è eterno, non ha mai cominciato, non finirà mai, e questa idea del Big Bang è un'idea molto molto stupida. Io credo che dopo 100 anni di questa stupidità basta con Big Bang. Grazie per la vostra attenzione e auguro a tutti buon Natale.